Buonasera da Europa TG, ancora in calo tutte le borse europee a causa dei timori per il debito pubblico dei paesi del vecchio continente, cedono Parigi, Madrid e Lisbona che perdono oltre il 2%, solo Francoforte contiene l'urto calando di mezzo punto, male anche l'euro che continua la sua discesa nei confronti del dollaro. Traffico aereo regolare anche oggi nei cieli europei, Eurocontrol, l'ente per la sicurezza dell'aviazione civile, ha registrato pochi problemi nella giornata odierna. La nube di cenere del vulcano islandese si trova infatti a livello basso nelle vicinanze dell'Islanda e secondo le previsioni non dovrebbe creare difficoltà al traffico anche nella giornata di domani. Missione antipirateria in Africa per l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton, che sarà in Kenya, Tanzania e Seychelles dal 18 al 21 maggio. La visita punta a trovare possibili soluzioni con i leader dell'area al problema degli attacchi dei pirati alle navi in transito, soprattutto al largo delle coste somale. Nuovo parere sfavorevole del Consiglio di Stato francese sul progetto di legge del divieto assoluto di indossare il burqa o velo integrale. Stando all'organo costituzionale, che fornisce soltanto un parere consultivo, il divieto non si basa su nessun fondamento giuridico incontestabile. I due principali sindacati spagnoli hanno indetto uno sciopero generale del settore pubblico il 2 giugno prossimo. La decisione arriva all'indomani dell'annuncio dei tagli supplementari alla spesa pubblica per 15 miliardi di euro da parte del governo. Lo sciopero rischia di segnare una netta rottura tra i sindacati e politica sociale di Zapatero.